Un caro saluto a tutti gli ambasciatrici e gli ambasciatori della lettura e un grazie soprattutto a Rosa Minnino e al Comune di Tivoli che ospita questo interessante progetto Premi Nobel Italiani. L'invito, come potete ben vedere, mi ha colto di sorpresa perché mi trovo a 1100 metri in una baita autarchica lontano dalla libreria e dai migliori supporti informatici e quindi mi scuso per il modesto intervento. Sono Antonella Cecconi, appassionata di libri e di viaggi, ovvero una nomade culturale, come dice il nome del mio sito, Nomade Culturale. L'invito che mi ha rivolto Rosa è per leggervi un mio articolo scritto in occasione di una visita in Sardegna, Nuoro e Galtellì sulle tracce di Grazia Deledda, in omaggio al 150° anniversario della nascita della scrittrice. Grazia Deledda nasce nel 1871 e muore nel 1936. Nel 1900 la scrittrice trovò l'ispirazione a Galtellì per scrivere il romanzo Canne al vento, pubblicato nel 1913, che le valse il premio Nobel per la letteratura, nel 1926. Il romanzo è ambientato nel paese della Baronia, a 30 km da Nuoro, sede del parco letterario dedicato alla scrittrice. Grazia Maria Cosima Damiana Deledda nasce a Nuoro il 27 settembre 1871, figlia di una famiglia benestante, ancora ragazzina inizia a scrivere e inviare i suoi racconti a riviste che li pubblicano. Viene però attaccata e ostacolata da chi non voleva essere rappresentato in quel modo da una donna. A Galte, il villaggio sulla costa tirrenica della Sardegna in cui è ambientato il romanzo, vive la nobile famiglia Pintor con le sue quattro figlie. Il padre, Don Zame, rosso, violento e prepotente, è soprattutto attento all'onore e alla reputazione della famiglia. Le donne di casa sono tutte dedite ai lavori domestici. L'unica ribelle è Lia, la terza figlia, che fugge nel continente. Si sposa a Civitavecchia e ha un figlio, Giacinto. La famiglia è travolta dallo scandalo. Il padre viene trovato morto sul ponte all'uscita del paese. Giacinto rimane orfano di entrambi i genitori e le dame Pintor, Ruth, Esther e Noemi, conducono una vita mesta e temono la miseria, protette dal servo Efix che, per favorire la fuga di Lia, aveva ucciso il padrone accidentalmente. L'arrivo di Giacinto sembra però riaccendere la speranza. Furono il matrimonio con Palmino Madesania nel 1900, che lasciò il suo lavoro per diventare agente letterario di Grazia, e il trasferimento a Roma della coppia, che cambiano la vita della scrittrice, consentendole di staccarsi dalla chiusa atmosfera provinciale sarda. Nel 1926 arrivò il Nobel, ma 10 anni dopo morì a causa di un tumore al seno. Le sue spoglie furono sepolte al Verano, ma la famiglia le fece traslare nella sua città natale. Ora riposa in un sarcofago di granito nero nella chiesa della Madonna della Solitudine, ai piedi del Monte Ortobene. Ho vissuto coi venti, coi boschi, con le montagne. Ho guardato per giorni, mesi ed anni il lento svolgersi delle nuvole sul cielo sardo. Ho mille e mille volte appoggiato la testa ai tronchi degli alberi, alle pietre, alle rocce, per ascoltare la voce delle foglie, ciò che raccontava l'acqua corrente. Ho visto l'alba, il tramonto, il sorgere della luna nell'immensa solitudine delle montagne. Ho ascoltato i canti e le musiche tradizionali e le fiabe e i discorsi del popolo. E così si è formata la mia arte, come una canzone o ad un motivo che sgorga spontaneo dalle labbra di un poeta primitivo. Il parco letterario evidenzia i siti che hanno ispirato la scrittrice, l'ex cattedrale di San Pietro, di origine medievale, e la sua necropoli, la chiesa del Santissimo Crocifisso e Vico Cagliari, un angolo suggestivo del paese. Il parco ospita, nella casa padronale, anche un interessante museo etnografico che ricostruisce la vita pastorale e contadina rintracciabile nelle opere della Deledda. Uno dei luoghi dove si respira di più la natura, il vento, i paesaggi della Deledda è il Monte Tuttavista, a cui piedi si stende Galtellì. Il suo nome non delude le aspettative, vista a 360 gradi su una vasta zona della Sardegna, che lascia a bocca aperta, un panorama mozzafiato che si stende fino al Golfo di Orosei. In cima si alza la statua del Cristo, alta 12 metri, 40 tonnellate di bronzo, dell'artista spagnolo Pedro Terró Manrique, riproduzione della statua lignea del Santissimo Crocifisso, ospitata nell'omonima chiesa di Galtellì e citata nel romanzo della Deledda. A questa scultura in legno sono stati attribuiti alcuni eventi miracolosi. Si narra che nel 1600 la statua fu vista sudare almeno 3 volte. Una leggenda racconta che la statua del Cristo, regalata dall'arcivescovo di Pisa a Sarule, fu collocata nell'allora chiesa di Santa Maria delle Torri perché i buoi che trainavano il carro che la trasportavano ne vollero sapere, giunti davanti alla chiesa di Galtellì, di muoversi. Il fatto fu interpretato come la volontà del Cristo di fermarsi lì. Altro luogo, vicino all'ex cattedrale di San Pietro, legato al romanzo della Deledda, che vi ha soggiornato, è la settecentesca Casa Marras. Questa è stata ristrutturata e attualmente ospita il museo etnografico e migliaia di oggetti che testimoniano la cultura popolare di Galtellì. La visita alla Casa Museo di Grazia Deledda è una tappa obbligata. Al piano terra è stato collocato il salotto della sua casa romana, mentre all'ultimo piano trovano posto le testimonianze del suo premio Nobel. Un rario video ci permette di sentire la voce della scrittrice. La chiesa della Solitudine, all'inizio della salita per Monte Ortobene, che custodisce il sarcofago e le spoglie della scrittrice, dà anche il titolo al suo ultimo romanzo, in cui la protagonista soffre dello stesso male incurabile dell'autrice.
All'uscita del centro abitato vicino al cimitero sorge l'ex cattedrale di San Pietro, nel 1138 sede vescovile, trasferita a Nuoro nel 1496. La grande cattedrale romanica rimase però incompiuta per mancanza di fondi, così il vescovo continuò a risiedere nella chiesa minore, decorata lungo le pareti da affreschi dei primi decenni del XIII secolo, costruita del Vecchio e del Nuovo Testamento. All'ombra del monte, tra siepi di rovi e euforbie, gli avanzi di un antico cimitero della Basilica Pisana in rovina, viene questo detto dalle canne al vento. Anche Nuoro merita una visita, in particolare il ricco museo etnografico sardo per approfondire la cultura, le tradizioni, i costumi e la ritualità sarda. Per apprezzare la modernità basta recarsi in Piazza Satta, nel centro storico, abitata dalle sculture di Costantino Nivola. L'artista fu incaricato dal comune di Nuoro, 1965, di progettare un monumento all'amico poeta di Grazia Deledda, Sebastiano Satta, la cui abitazione si affaccia sulla piazza. La piazza fu realizzata nel 1967 da Nivola, che ricoprì di lastroni squadrati il pavimento e vi pose grandi blocchi di granito grezzi in cui incastonò delle statuette di bronzo, uno spazio vissuto irregolare, uno spazio artistico tutto da abitare.